Il Pascià d'Egitto commissionò un inno a Verdi per celebrare l'apertura del canale di Suez nel 1860, offrendo un compenso di 80.000 franchi, che era una grande somma, ma Verdi rifiuta dicendo che non scriveva musica d'occasione. Accettò invece di comporre l'Aida per l'inaugurazione del nuovo teatro del Cario, dove la prima rappresentazione fu un grande successo. Fra l'altro avviene il 24 dicembre del 1871, quindi proprio il giorno di Natale. Potremmo dire che Verdi è il Napoleone dell'opera lirica, il Bonaparte, anzi il Buonaparte. Il 13 ottobre del 1813 è stata notificata la mia nascita nel registro comunale di Busseto con i nomi di Joseph Fortunin François. Ascoltiamo una deliziosa romanza dal titolo Lo spazzacamino, nell'interpretazione di Soumichot, Lo spazzacamino. Presto, oltre a diventare il massimo operista italiano, incomincia a rappresentare un simbolo nazionale nel momento in cui la penisola è attraversata da un irrefrenabile desiderio di affrancamento nei confronti delle dominazioni straniere. E quindi c'è questa forte aspirazione da parte di tutti gli italiani di unificazione per il nostro paese. Va pensiero del Nabucco diventa una sorta di inno contro l'occupante austriaco. Il canto di ribellione e di speranza sia per i siciliani come per i milanesi, ed è proprio da Milano, con le Cinque Giornate, che avrà inizio la rivolta che in breve tempo coinvolgerà tutta la penisola. Il nome stesso, Viva Verdi, urlato nei teatri e per le strade, trasformato in acronimo a significare Viva Vittorio Emanuele, re di Italia. È chiaro che le sue opere da quel momento incominciano ad essere pesantemente censurate. Verdi, con i suoi 53 anni di carriera, è stato un fiume musicale travolgente. Un altro dei suoi capolavori è senza dubbio La forza del destino. Ne ascoltiamo l'ouverture. È interessante, vi invito ad osservare la modalità di esecuzione del direttore, soprattutto la bacchetta che usa. Dalla trilogia popolare Rigoletto, Trovatore e Traviata,
Per ora ho scelto la prima delle tre, Rigoletto, è del 1851. Ascoltiamo questa magnifica aria, fra l'altro l'ascoltiamo da un inarrivabile Pavarotti, giovane devo dire, in questa o quella per me pari son. Ecco, questi versi iniziali la dicono lunga su quello che il duca di Mantova, impersonato da Pavarotti, pensa delle donne. Quindi questa o quella per me pari son. Questo quella per me pari sono, a vantare tra l'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà. La costoro avvenenza è qual dono, di che il fato è un fiore alla vita. Soggi questa mi torna gradita, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore detestiamo, qual morbo crudele. So chi vuole si servi fedele, non va a morno, no, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, degli amanti le strane derido. Manco d'argo i cento occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà, se mi punge una qualche beltà. Un altro dei capolavori a cui il pubblico è maggiormente affezionato è senza dubbio Traviata, ultima in ordine di composizione della trilogia popolare. La prima, La Fenice di Venezia, è un fiasco, incredibile a dirsi, ma da lì a poco diventerà una delle opere più amate del maestro. Violetta Valéry è una giovane cortigiana parigina, oggi diremmo una escort, dedita al lusso e ai piaceri, e Alfredo Germon, il mio omonimo, è un giovane di buona famiglia che si è innamorato di lei. Anna Dietrisca. Che fai? Nulla. Scrivevi? Sì, nulla. Tuo turbamento? A chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. Per ora. Mi perdona, sono io preoccupato. Non sei mio padre. Lo vedesti? Ah, no. Se ve l'ho scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà in vederti. Qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, e piede su voi mi getterò, ne esempio, onde vorrò, sarebbe legge, perché domani, me lo prego, domani, non è vero, domani, Alfredo, ma quanto? Perché pianti? Le lacrime avevo d'uoco, or son tranquilla. Lo vedi, che sorrivo, lo vedi, or son tranquilla, che sorrivo. Thank you.
come Rossini, anche Verdi amerà molto Parigi e vi trascorrerà diversi anni. Ma torniamo in Italia, alle piccole umane gelosie che nascevano a volte fra questi grandi personaggi. Bellini chiamava Donizetti Dozzinetti e Puccini si divertiva a deridere Ruggero Leoncavallo modificando il nome in Leon Bestia o Leonasino. Ascoltiamo la notissima aria Ridi Pagliaccio, che in realtà ha come titolo Vesti la giubba, in una versione molto originale. Il giovane tenore chitarrista romano Federico Paciotti ne ha anche curato gli arrangiamenti in chiave pop rock. Dimostrazione questa che la grande musica riesce a trovare sempre sviluppi ed interpretazioni nuove ed inusitate. Federico Paciotti in Vesti la giubba. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure uomo sforzati, sei tu. Stop feeling